oltre 10.000 fiorini bizantini. Marco Polo fornisce una descrizione molto dettagliata del Khan, per il quale ha una sorta di venerazione. Nel Milione leggiamo di feste, cerimonie, battute di caccia. Inoltre vengono dedicati lunghi paragrafi ai codici di abbigliamento, al conferimento delle cinture e al significato di certi abiti. Tutto è confermato dalle fonti cinesi. Fin dal XIX secolo, gli studiosi hanno cercato tracce di Marco Polo negli antichi documenti cinesi. Ma c'è solo un nome che ha una certa somiglianza fonetica col cognome veneziano, Boluo. L'associazione del termine con Polo è ancora oggetto di discussione. Ma nel 2010 lo storico cinese Peng Gai trova qualcosa che potrebbe confermare l'identificazione di Boluo con Marco Polo, grazie a uno studio approfondito dello Yuan She, la cronaca della dinastia Yuan. Lo Yuan She Erkan aveva emesso un mandato di arresto nei confronti di un giovane cortigiano di nome Boluo. L'accusa era di aver violato la regola che imponeva nel palazzo imperiale la separazione tra uomini e donne. Quando il Gran Khan fu informato dell'arresto, convocò Boluo al suo cospetto. Ascoltata la sua versione, il Khan non solo lo perdonò, ma gli affidò persino un'importante missione, inviandolo in una provincia lontana, dove avrebbe ricoperto il ruolo di esattore ufficiale dell'impero. Il Khan è stato molto protettivo con Marco Polo. Saman si è sentito profondamente umiliato. Ha iniziato a bere e presto è morto nel totale sconforto. La sua scomparsa ha causato un grande malcontento tra gli alti funzionari. La posizione di Marco Polo a corte e persino la sua vita erano a rischio. Ecco perché il saggio Khan l'ha mandato in quella provincia, lontano dai suoi nemici. Nel resoconto di Marco Polo non c'è traccia dell'arresto del protagonista. Il passaggio corrispondente cita solo l'invidia generale tra i cortigiani e una missione in un angolo remoto dell'impero. Studiando i nomi geografici e l'itinerario, gli storici hanno concluso che nel 1282 Marco Polo sia stato inviato a Yangzhou. Ripercorrendo le tappe del suo viaggio verso Yangzhou, appare evidente che Marco Polo deve aver usato la cosiddetta via della posta. Questo indica che si era spostato a cavallo, un privilegio riservato ai funzionari di alto rango, e di conseguenza anche il veneziano doveva possedere un titolo corrispondente. Aveva guadagnato una posizione.